Sì, lo so che è un po' che non ci vediamo, ma dopo l'ultimo video mi sono preso una piccola pausa, ho fatto una vacanza con degli amici a Rimini e ho vissuto tante altre belle esperienze, di cui però non parleremo in questo video perché quest'oggi siamo qui con un nuovo vlog in cui vi racconterò i giorni antecedenti alla Franciacorta Summer Challenge, una gara a cui ho partecipato il 25 luglio dopo circa 4 mesi che non ne facevo una. Ma non dovrebbe servire dirlo, vero? Perché se mi segui su Instagram probabilmente lo sai già. Ma ora non voglio prendervi troppo tempo ed inizierei a parlare del mercoledì, che è una giornata che ho passato in pista dopo circa 2 settimane di fermo, per riprenderci la mano con il mezzo e chiaramente con il tracciato. Una giornata intensa sotto il sole cuocente del Franciacorta Karting Track. Finalmente siamo arrivati a casa, mi sono fatto una doccia e ve lo giuro, non c'è sensazione migliore a questo mondo. E quella di oggi è stata una giornata abbastanza impegnativa e tutto sommato devo dire che mi sono divertito e che ho ripreso subito il feeling con il mezzo. E nonostante le condizioni non eccellenti del tracciato e la gomma che dopo 2 turni ci ha lasciati, ho avuto la possibilità di provare diverse cose e per questo mi ritengo soddisfatto da questa giornata. E comunque ora accendo il PC e scarico tutti i file registrati oggi in pista dalle videocamere. E nel frattempo mi faccio un giro sul mezzo più bello che ho in casa, fidatevi. Parlo della cazzo di Panda, ma non vi spoilerò nulla, test drive completo nei prossimi giorni. Quindi noi ci rivediamo direttamente al ritorno perché ora, tanto per cambiare, mi stanno aspettando e non sono proprio in anticipo. Quindi a dopo. Sì, in realtà dopo ero distrutto e mi sono addormentato, quindi. Buongiorno. Oggi è giovedì mattina e si edita. E dopo questa sessione molto intensa al PC, direi che stamattina sono stato abbastanza produttivo. Oltre all'editing, ho anche programmato diverse cose che vedrete nei prossimi giorni. Però direi che è giunto il momento di mangiare qualcosa e dato che sono da solo a casa, mi improvviserò chef. Un filo d'olio. L'accensione del fornello a fuoco magari un po' più basso. La presa del primo uovo, la sua frantumazione e. Mamma mia. Apertura into the pentola. Secondo uovo. Dato ovunque l'albume. Pizzico di sale. Pizzico di coperchio. E. Let's wait. Sta bruciando tutto. Rimuoviamo il tappo. Sì, è un piatto un po' triste, però. Facciamo che i contorni li impariamo un'altra volta. E dopo questa emozionante esperienza in cucina, ho lavorato al PC fino a sera. C'ho sonno. Tempo di una pausa. Perché freni, Charles? Perché devi frenare? Ma cazzo, sei su una Formula 1, mica su una Fiat Panda, mamma mia. Vabbè, adesso lo so che freni, adesso lo so. Guarda, mi stai anche simpatico, però così non è una comportazione giusta, io te lo dico. E stacca tardi, cazzo. Good morning! Oggi è venerdì e come prima cosa quest'oggi, dopo essermi svegliato, ho fatto una breve sessione di esercizi, senza chiaramente esagerare per non arrivare indolenzito alla gara che è letteralmente dopodomani. Devo dire che un po' di tensione si inizia a sentire, ma l'allenamento aiuta anche sotto questo aspetto, quantomeno dal mio punto di vista. E quindi nulla, ora faccio stretching e credo di improvvisarmi di nuovo chef anche quest'oggi. Forse non sarò uno chef, ma quanto cazzo è buono il pollo ai ferri! Questo pomeriggio sono stato piuttosto impegnato nell'organizzare e nel preparare tutte le cose che mi serviranno chiaramente in questo weekend di gara. Ho preparato anche l'attrezzatura per questa gara, quindi il Micron 5 e l'essenziale per quanto riguarda le riprese,
in particolare la nostra cambox che si mette all'interno del casco per poter registrare la gara in KZ2, nella quale non è ammessa la solita GoPro Hero 7 con la quale registro praticamente tutti i miei video. E a proposito, dato che ho ricevuto un sacco di domande a riguardo, sia nei direct che nei commenti eccetera, probabilmente in futuro dedicherò un video all'attrezzatura che uso per creare i miei contenuti. E fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti se è una cosa che potrebbe interessarvi. E a preparativi finiti, mentre mio padre si dirigeva in pista con il camper e il carrellino, io mi sono armato di pandino. Good evening! Spero si veda qualcosa perché si è già fatto buio. Siamo qui sul nostro bellissimo mezzo, pronti a dare una bella accelerata. No, scherzo, se diamo un'accelerata con la panda mi sa che si smezza. Mamma mia, che potenza, che cattiveria! Pa-pa-pa, andiamo pian pianino. Qua mettiamo la freccetta a destra, se non ricordo male. Andrò un po' a memoria perché qui il navigatore c'è assolutamente, Apple CarPlay, e c'è anche Jarvis di Iron Man che mi dice le indicazioni. Sì, va bene tutto. È proprio un po' una strada del cazzo. Porca troia. Poi quest'auto è di mia madre, se mi vedesse far così probabilmente mi ucciderebbe sul colpo. Ciao mamma, se stai guardando questo video ti voglio davvero tanto bene. Dicevo, dato che questo sarà un viaggio molto noioso tutto dritto sulla autostrada A4 e dato che è sera e non vedete praticamente nulla, io direi che dalla panda è tutto e noi ci rivediamo direttamente in pista tra una mezz'oretta buona. Eccoci arrivati, sono le 22.54 e ora credo che andremo semplicemente a letto, anche perché siamo abbastanza stanchi. E nulla, noi ci rivediamo direttamente domani. Buonanotte. Buongiorno. Dopo essermi quasi svegliato, mi sono vestito con l'agilità di un bradipo e ho iniziato con i primi turni della giornata di sabato. Allora, ho fatto un turno a gomma nuova, ho girato in 47.0, che è un tempo anche molto vicino a quello che era stata la mia qualifica di marzo, quindi non sembra male, però per vari motivi non ho un riferimento preciso sul tempo, quindi non so davvero in quanto dovrei girare potenzialmente. E soprattutto la cosa che mi mette un pochino più in dubbio è il turno successivo, in cui ho alzato il tempo di mezzo secondo. Ho girato in 47.5. Non riuscivo più a essere preciso, non riuscivo a portare al limite la frenata, non riesco a dare il mio 100%, non lo so. Non so se sia una questione di assetto, di gomme, oppure semplicemente di me. Tuttavia, quello di cui sono certo è che qualcosa deve cambiare. E sapete qual è l'unico modo per far sì che qualcosa cambi? Provare, provare, insistere e riprovare. Fa un caldo allucinante, se mi vedete sempre all'ombra immagino possiate capire il perché. Ho appena finito l'ultimo turno della giornata e ho girato in 47.4 ed è un paio di turni che ormai sono su questo tempo. Questo significa che sicuramente un po' di lavoro sta funzionando per quanto riguarda la guida, dato che nonostante la gomma stia calando un po' di prestazione la sto prendendo, però sicuramente c'è ancora una lunga strada davanti. Mi rendo conto di questo soprattutto perché ho avuto modo anche di incontrare dei piloti ben più esperti e forti in pista in questi turni, e si vede come alcune curve proprio le interpretino in modo totalmente diverso e soprattutto riescono a portare in curva una velocità di percorrenza davvero molto più elevata. Però nulla, chiaramente siamo alla quarta gara, non ho neanche delle pretese particolari, alla fine la KZ2 è ancora un po' fuori portata, diciamo. In ogni caso sono piuttosto fiducioso perché andando avanti nella giornata sotto questo caldissimo sole estivo mi sono reso conto di alcuni particolari sulla guida, sulle traiettorie, sulle frenate, sui punti di riaccelerazione che sicuramente mi aiuteranno domani a gomma nuova nel turno di qualifica. Quindi stiamo un po' a vedere.